Sabbia, terra, cartacce, pezzi di plastica. Non mi criticate, ragazzi, perché dopo le vacanze è impossibile che la macchina non sia in uno stato comatoso come la mia X3. E poi, oh, chi ha i figli può capire come te la conciano. Adesso è arrivato il momento di mettere tutto a posto, di sistemarla, di farla diventare bella. Andiamo a fare l'unboxing. Là. Ava P40 Go è facile da trasportare perché ci sono gli alloggi, vedi, per mettere dentro le pistole, i vari cavi, i cavetti, i connettorini, c'è anche l'alloggio per la corrente qui. Una volta che è tutto in posizione, alzi, prendi e la usi. Cos'altro ci serve, ragazzi, per fare un ottimo lavaggio? I prodotti, ovviamente. Sempre di Carcare. Guarda quanti bei prodotti. Partiamo da Buggy Boy, è l'ideale per gli insetti, lo adoro perché io odio gli insetti. Master Wash, Iron per i cerchi, APC, non può mancare, la parte più importante, lo shampoo, ragazzi. E poi gli interni, ovviamente, ragazzi, per le pelli e il pulitore di interni all purpose. Bene, la ciliegina sulla torta, protezione idrorepellente. E poi, ragazzi, tutti gli spruzzini dosatori. Il momento di assemblare la lancia, vediamo se ci riesco alla prima botta, ma è davvero molto molto intuitiva, poi la puoi addirittura avvitare e stringere, è molto stabile. Questo pezzo qui è a incastro, poi schiacci questo pulsante e si allunga la lancia. Da qui poi possiamo scegliere quale è il nostro metodo di lavaggio. Lo infilo, stesso metodo di prima, vado ad avvitare e tutto è molto stabile. Tubo flessibile da 160 bar. Armamentario pronto tra prodotti e lancia, siamo pronti per fare la guerra, però prima vi faccio vedere com'è conciata l'X3. La parte quella più bella, più impegnativa, sarà quella posteriore, dove ci sono i miei figli che sono in punizione da 2 settimane per quello che hanno fatto, però l'hanno fatto, quindi va sistemato. E dulcis in fundo, amici miei, la parte posteriore dell'X3, qui c'è di tutto: sabbia, peli, zecche, pulci. Fa schifo, fa proprio, ma fa schifo. Mi devo dare da fare, ma sono attrezzato bene. L'unico modo per staccare i peli è col Tornador. Ragazzi, dopo aver aspirato qualche granello, qualche pelo rimane sempre attaccato alla moquette, quindi vi consiglio di utilizzare questo. Lo trovate su Amazon, costa circa 30 euro, si chiama Tornador. Lascio un link in descrizione. Ecco, vedi qui è rimasto qualche pelino, qualcosina, non riesco a staccarlo con l'aspiratore, vado con questo. Pure i ragni, vedi? Buggy Boy, questo affarino qua. Per rimuovere gli insetti c'è scritta la modalità di impiego qui dietro. L'importante è che la superficie non sia calda, cioè il cofano se è caldo aspettate che si fredda e poi lo applicate. Lo potete applicare anche fino a 4 volte, lasciate agire per un paio di minuti e poi risciacquate. Lo spruzzo su tutto il cofano perché è pieno di insetti, pieno.
parabrise, come dicono Aldo, Giovanni e Giacomo. La bomboletta è perfetta, questo aggeggio spruzza molto bene. Guarda, parla da solo. Questo è l'iron, ogni prodotto ha il suo metodo di applicazione. Noi atteniamoci a quello che c'è scritto qua dietro. Lo spruzziamo dal basso verso l'alto. Poi aiutiamoci con un brush, con un pennellino per rimuovere lo sporco. E poi risciacquiamo con molta molta acqua. Ripetere lo step da 1 a 4 volte se necessario. Dal basso verso l'alto. Andiamo a posizionare questo fermino per tenere ferma la punta all'estremità della lancia alla pistola. Fai caso a come spara l'acqua. Guarda come rotea su se stessa. Sembra come se spingesse l'aria al Tornador. In realtà è una nuvola fatta bene, ma quando appoggia sulla carrozzeria, sui cerchioni, sgrassa immediatamente. Anche il cavo si scioglie benissimo, è comodissimo da trasportare. Adesso andiamo a risciacquare gli insettacci. Già al primo passaggio agisce molto bene il prodotto. Sul cofano si sgrassano subito alla prima botta. Guarda cosa serve l'allungo, vedi? Ecco. Non ci credo. Che inferno. Devo soffiare con l'aria qui. Sei tutto pieno d'acqua. Il Tornador, a differenza di una normale pistola ad aria compressa, butta fuori la roba perché la fa circolare. È guerra. Metto anche un po' di iron qui perché lo vedo proprio in pessimo stato. Per i cerchioni l'azione roteante di questa lancia è validissima, ragazzi. Io non ero mai riuscito a sgrassare così bene i cerchi. Nonostante la lancia non possa arrivare bene in tutti i punti, a meno che tu non ti metti lì a girare la macchina a far muovere la ruota, capito che intendo? Con questa azione roteante lei arriva e sgrassa. E infatti, se vado a vedere qui sotto, è perfettamente pulito. Ogni volta che andavo al lavaggio, nel momento in cui spostavano la macchina per metterla sotto i rulli, cosa da non fare, vedevo una parte sporca del cerchio. Invece con questa lancia sono completamente puliti. Io questa cosa qua me la compro. Sperando che Andrea di Carcare mi faccia lo sconto pure a me utilizzando il mio stesso codice Officina del Pilota. Quello che potete utilizzare voi, trovate tutto in descrizione. Lancia, prodotti, codice sconto Officina del Pilota. Con l'allungo arrivi ovunque, guardate quanto è lungo il tetto della X3, a patto che io metta questo cavo qui dietro le mie spalle per evitare di graffiare la carrozzeria con il tubo, che tra l'altro è antigraffio. Notate
dove riesco ad arrivare. Molto bene. Diamo una bella asciugata. Ok ragazzi, per fare il vano motore si può fare molto di più, ovviamente questa è una cosa provvisoria, ma mi piace perché è un po' più pulito di prima. APC più separa lo sporco impossibile dalla superficie. Dai un'occhiata qui, Gabri. Vedi, questi non si sono staccati né con la lancia né con il Buggy Boy, quindi usiamo APC Plus che è molto concentrato, quindi io suggerisco di diluirlo 1:4, l'ho già fatto e quindi ora lo applico, lo lascio agire e vediamo che succede. Guarda, è passato un minuto, con il polpastrello non sto graffiando né grattando, ha già staccato gran parte dello sporco che era rimasto incollato prima. Completamente sparito, guarda, e via, il prodotto è formidabile. APC Plus. Alla fine io diluito 1:4 ho passato l'APC su tutta l'X3 perché la sgrassa bene, poi dai una bella risciacquata con la lancia e è meglio perché l'ho fatto prima dello shampoo. Doppio guanto, uno per il tetto, uno per la parte bassa, con il secchio risciacquare, bla bla bla. Passando il guanto appunto con la superficie già bella sgrassata rischiamo di fare meno graffi, no, nel senso facciamo meno graffi. Quando invece vuoi essere un po' più rock and roll, un po' più uno, un po' più hooligan, lo usi puro e lo spruzzi qua sotto, perché qui quando rotola lo pneumatico fa un bel casino, quindi ci dai una spruzzata, lo lasci puro. Lo fai agire 2 secondi e vai a risciacquare con la lancia. Non male, eh? Adesso spruzziamo questa bestia qua. Master Wash. Andiamo a dare una bella spruzzatina. E poi questo si deposita in tutte le fessure. Per il risciacquo ho installato questo beccuccio che è il classico, guarda un po'. Ha un ventaglio più paro e rimuove bene tutto il sapone. Quindi questa è la fase risciacquo prima di fare lo shampoo col guanto. È la miglior lancia in assoluto che abbia mai provato. Non esita mai, è perfetta. Ergonomia assurda, anche il peso, il bilanciamento. Rapporto peso-potenza. Trasferimento di carico, guarda, addirittura questa lancia ha il trasferimento di carico, vedi? Così puoi fare più l'asino, sei più pirla. Se non ti vuoi schizzare, t'allunghi. Madonna, che casino. Devo dare una pulita. Ah, che goduria. Bene, eccoci qua, è il momento dello shampoo. Facciamo lo shampoo a questa ragazza.
Nel secchio abbiamo una griglia sul fondo per dove si depositerà lo sporco. Con il primo guanto andiamo a fare il tetto. Usiamo due guanti diversi, uno per il tetto e la parte alta della macchina e un altro invece per la parte bassa. Come dicevo prima, l'auto è già completamente decontaminata, avete visto gli step, quindi non c'è il rischio di graffiarla. Bella alta, devo dire, quindi devo fare questo giochino qua. Sciacquo. Vado a prendere un po' di schiuma qui sotto. Gratto il guanto sulla griglia in modo che faccio depositare quel poco di sporco che c'è sul fondo del secchio. E torno sul tetto. Questo guanto è più morbidoso. Infatti io me la godo adesso. Ah, e mi faccio il cofano. È un po' un momento rilassante, no? Un momento gioioso. Perché passo il guanto e sento che la superficie è già bella liscia. Poi ogni tanto, ragazzi, il guanto giriamolo, Ok. Risciacquo. Finished. Asciughiamo. Ragazzi, mancano due step con l'interior detailer. Voglio pulire le plastiche. Qui i miei figli hanno dato delle pedate, sono educati ma un po' monelli. Quindi adesso io spruzzo questo qui e mi aiuto con questo meraviglioso Bigfoot Hybrid. Chi non avesse questo attrezzo, che tra l'altro costa un botto di soldi, può semplicemente utilizzare un panno. Questo non è un rinnovo plastiche, vada bene, è un pulitore per interni. Mentre per le pelli, come potete vedere qui in controluce, c'è tanto grasso. E c'è il grasso del sudore, della pelle, del che ne so, se è stato in vacanza c'avevi l'olio. Io l'olio non me lo metto, però magari una signora se lo mette ed eccolo qui l'olio. Quindi prima lo sgrasso e poi ci passo il prodotto per le pelli. Come potete notare, torna immediatamente l'opacità della pelle, che è una cosa positiva. E ora passiamo il leather interior. Diamo un'occhiata al prima e dopo. Tac. Eccolo qui, leather detailer. Lo possiamo spruzzare sulla superficie o mettere su un panno di microfibra e poi passare il panno di microfibra. Io lo spruzzo, non molto. Poi ci aiutiamo con una spazzola. E poi
andiamo a rimuovere con un panno di microfibra pulito. Guarda. E io avevo già sgrassato precedentemente, quindi adesso l'effetto dopo la rimozione dello scotch non sarà così estremo. Per farvi capire comunque che funziona il prodotto, basta vedere l'opacità della pelle prima e dopo. You ready? Aspetta. Vedi, se ci fai caso ora, aspetta, guarda, ora la superficie è completamente asciutta, vedi qua che sembra più lucida e un po' unta? Questa zona qui, nonostante la pelle sia un po' rovinata, è opaca, si vede bene la pelle martellata, mentre questa qui che non è stata trattata rimane ancora un po' lucida, quindi l'effetto del prodotto è quello giusto, cioè da, oltre a pulirla la deterge, ma le dona di nuovo l'opacità. È un lavorone, lo so, ma se ci tieni alla tua auto, questo è il modo giusto per lavarla, secondo me, e questi sono i prodotti adatti. Li trovi tutti in descrizione, usa il mio codice sconto, c'è un bel kit, scegli quello che vuoi, oppure compra tutto, compresa anche la lancia, che a mio parere è la migliore che abbia provato, anche se non fa quella mega schiuma. C'è un attrezzo che puoi comprare e attaccare a quella nel caso non bastasse il tipo di schiuma che fa. Per me è sufficiente, funziona bene. Il codice sconto lo puoi usare su qualsiasi prodotto del sito di Andrea di Carcare, quindi sfruttalo. Iscriviti al canale, metti like, lasciami un commento, attiva la campanella, perché se non l'attivi poi dopo non lo sai che ho caricato un nuovo video bello come questo. E voglio sempre ringraziare il grande Gabriel. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Ciao ragazzi.